Due atti non votabili nella documentazione per la realizzazione del Parco Nord a Pescara a ridosso delle Naiadi rischiano di far saltare l'intero progetto e di far perdere 3 milioni di euro di fondi FSC a causa dei ritardi accumulati nelle fasi propedeutiche dell'iter burocratico del piano. A muovere l'accusa al governo cittadino sono le opposizioni in Consiglio Comunale che questa mattina, tra i punti all'ordine del giorno, avrebbe dovuto approvare il progetto di realizzazione dell'area verde a nord della città, ma dopo le prime discussioni la seduta è stata sospesa e rinviata giovedì. Il Partito Democratico, con il capogruppo Piero Giampietro, parla di gravi inadempienze. Il centrodestra non è riuscito a produrre un atto dopo 4 anni che era corrente dei finanziamenti di 3 milioni di euro per il Parco Nord. Oggi siamo qui al punto in cui l'atto non può essere votato in consiglio e siccome il contratto deve essere firmato entro il 31 dicembre, il rischio è che Pescara, per colpa del centrodestra, perda l'occasione storica di vedere finalmente realizzato il Parco Nord. È un fatto molto grave perché il centrodestra ha avuto appunto 4 anni di tempo per fare gli atti e per espropriare i terreni, perché appunto l'informazione è arrivata nel 2021 di questi finanziamenti, e il fatto di aver perso 4 anni ed essere arrivati all'ultimo secondo utile con un atto pasticciato dimostra che questa amministrazione evidentemente non è capace neanche di spendere le risorse che le vengono assegnate. Anche i consiglieri Simona Barba di Alleanza Verdi Sinistra e Paolo Sola del Movimento 5 Stelle puntano il dito contro la documentazione incompleta che metterebbe a rischio i 3 milioni di euro stanziati per l'area verde. Siamo arrivati oggi completamente impreparati, questa amministrazione, a un appuntamento che era importantissimo per la città. Non solo siamo già in ritardo, erano già in ritardo, non ci è stata data la documentazione fino a martedì, non si comprende perché questa amministrazione parli di tanta importanza di un progetto e poi nei fatti non la dà. Quello che doveva essere uno degli atti programmatici più importanti di questa amministrazione si è rivelato l'ennesimo buco nell'acqua di una giunta che evidentemente non è in grado di gestire progettualità e interventi così importanti. Si sono arenati sulla mancanza della relazione generale allegata alla delibera, quindi proprio il documento più importante, ma non è l'unico vulnus di questa delibera. Ci sono tutta una serie di criticità che con il Movimento 5 Stelle solleveremo anche prima del prossimo consiglio, che dovrebbe essere riparatore. Caterina Artese, consigliera comunale del Movimento Pettinari per l'Abruzzo, spiega anche perché il progetto andrebbe rivisto. Noi presenteremo 2 emendamenti sostanziali, cioè intanto l'area non va drenata perché l'ambiente dolceacquicolo che parla con la pineta riserva statale Santa Filomena non può essere snaturato, e anche l'apporto di terra, come viene considerato, come se lì non ci fosse un suolo già evoluto, già significativo, su cui le piante si sono adattate e si sono cresciute, cioè una potenzialità di quella vegetazione che va valorizzata. Il progetto, così come ce l'hanno presentato, comunque va ancora completato, in questo momento non valorizza quello che c'è. Respinge le accuse al mittente il sindaco Carlo Masci, che non parla di ritardi ma solo di tecnicismi. Questa è un'operazione storica perché da 40 anni si parla del Parco Nord e noi arriveremo ovviamente nei tempi previsti dalla legge ad approvare il progetto esecutivo e avviare le procedure di esproprio per fare in modo che nel 2025 si realizzi questa eccezionale opera, un parco di 43.000 metri quadrati nella zona a confine tra Pescara e Montesilvano. È un progetto che permetterà di fare anche attività sportive alternative rispetto a quelle canoniche. L'opposizione ovviamente continua a fare sempre la sua attività ostruzionistica, ma non fa niente, lo sappiamo, si muove così e noi andiamo avanti come siamo andati avanti in tutte le operazioni che stanno oramai cambiando il volto della città. Questi ritardi quindi ci sono o no? È una definizione tecnica che sposterà il Consiglio a giovedì, quindi comunque si definirà nei tempi giusti.